Vieni qua un attimo che faccio una ripresa. Che tanto le televisioni non li fanno mai vedere, a me non li facciamo vedere noi. Eccoci qua, perdonatemi la voce, ma la sto lasciando fra la Via Emilia e gli Appennini, però il bello è che io trovo una marea di gente, una marea di bolognesi, una marea di emiliani che hanno le idee chiare e dopo 70 anni vogliono votare per il cambiamento e per il futuro di questa terra, mandando a casa il PD. Mandando a casa il PD e ci siamo. Poi votano domenica donne e uomini, non scoiattolini o pesciolini. Votano e io poi se devo scegliere, visto che amo andare a pescare, però nei torrenti di montagna preferisco le trote. Preferisco i pesci d'acqua dolce ai pesci d'acqua salata, anche perché sono più svegli quelli d'acqua dolce. Comunque. Ragazzi, qua sarà una scelta in democrazia, ci sono due idee d'Italia diverse. L'abbiamo visto, la sinistra ha un'idea di Italia che in Parlamento, a proposito di lavoro, vedo tanti ragazzi, ma vedo anche tanti ragazzi di 60 anni. Pensate che settimana scorsa la maggioranza e il PD e la sinistra hanno presentato in Parlamento una proposta di legge per alzare l'età per andare in pensione. Per riportarla in alto. Noi ci abbiamo messo un anno a smontare la legge Fornero e con quota 100 a restituire vita a milioni di italiani e questi in qualche mese vorrebbero smontare quota 100 e tornare alla legge Fornero. Non glielo permetteremo mai. Non gli permetteremo di scherzare con i lavoratori, con i pensionati e soprattutto con i ragazzi. Perché se uno va in pensione a 70 anni, chi oggi di anni ne ha 16 o 20, quando è che comincerà a lavorare? E quindi la scelta è scappare dalla montagna, scappare dall'Appennino e la sinistra ha una risposta anche per questo. Hanno chiuso punti nascita e ospedali in tutte le montagne emiliane, fra Parma, Reggio, Modena, Bologna, primo ero a Porretta, chiudi un reparto, chiudi il punto nascita, sposta al medico, sposta al volontario. Vivere in montagna non può essere una condanna. Vivere in montagna deve essere un diritto come per tutti gli altri e quindi io non vedo l'ora di dare alla gente di montagna la parola. Perché altrimenti decidono tre radical chic da salotto che stanno in centro a Bologna e che non hanno mai visto un torrente, un albero. Che pensano che il cinghiale sia un animale da compagnia, che è questo il problema, lasciar vivere la gente in montagna, anche perché alcuni di sinistra l'hanno detto, sia in Emilia Romagna che in Calabria dove c'è lo stesso problema, sapete qual è la soluzione? E che problema c'è? Scappano i bolognesi, scappano i calabresi e noi in montagna ci mandiamo gli immigrati, non è l'idea che ho in testa, io voglio una regione Emilia Romagna che aiuta gli emiliani a rimanere emiliani dove stavano i loro genitori e i loro nonni, senza dover scappare dall'altra parte del mondo. Questo è. Quattro. Sono offeso, non ci sono più i contestatori di una volta. Uno, due, tre. Ma a Vergato si festeggia il carnevale in anticipo. Vabbè, comunque, ragazzi, abbiamo già vinto perché anche prima a Porretta c'erano 300 persone che costruivano il futuro e ce n'erano quattro che avevano come unica idea
l'insulto. E sapete qual è il bello? Che c'è una differenza anche di educazione. Perché io sono convinto che se su questo palchetto ci fosse a parlare un Renzi e un Bonaccini che a voi non piacciono, voi non sareste qua a far casino, voi sareste a casa, sareste a lavorare. A lavorare, ma bisogna saperlo fare per lavorare. Quindi è questo, ragazzi, è questo. Quindi i posti di lavoro a cui si riferisce quel signore sono quelli di quelli che lavoravano grazie agli immigrati che sbarcavano in Italia. Basta! In Italia si arriva se si ha il permesso di arrivare. Punto! In Italia arrivano persone per bene. Punto! E infatti, no, il bello... E c'è neanche la musica. Ragazzi, ma sapete, l'unica roba che può vincere è la sinistra. Non sono l'unica. È spesso la sinistra. Scusa, non puoi mettere Vasco, che preferisco Vasco. Ragazzi, non vedo l'ora che arrivi domenica. Scegliete la bella musica, spiegare. Ragazzi, torniamo a occuparci di ospedali, di scuola, di lavoro, di strade che non ci sono, di sicurezza. E se dovrò andare a processo o rischiare la galera perché ho difeso il mio paese, lo farò con onore e con orgoglio. A testa alta, a testa alta. E la soddisfazione più grande, sapete qual è? Che in giro per Bologna, per l'Appennino, per la pianura e per le città, io trovo una marea di gente, anche oggi a Suviana, anche prima a Porretta, stamattina a Ozzano, che mi dice: io ho votato per una vita a sinistra, io vengo da una famiglia contadina, da una famiglia operaia, mio nonno il partigiano l'ha fatto davvero, però domenica per la prima volta voto Lega, perché il PD ormai è il partito dei banchieri e dei milionari, non più il partito degli operai, dei contadini, è il partito che difende i poteri forti e non che ha i cavi sulle mani, che a difenderlo sono rimasti tra i disadattati. Mi spiace perché non c'è tanta voce, però sarà anche la vittoria della buona educazione di chi ha avuto delle mamme e dei papà che hanno educato ragazzi e ragazzi per bene e di chi dovrebbe tornare a fare il servizio militare, evidentemente, per imparare un po' di... magari negli alpini per imparare, e poi ti passa la voglia di fare il cretino. E io li vedo ogni tanto che cantano Bella Ciao con Rolex al polso. Che se ci fossero Peppone o Berlinguer gli verrebbe nervoso a vedere dei poveretti. Quindi ragazzi, e la chiudo,
cosa potete fare voi da qui a domenica? Quello che non posso fare io, parlare con chi ancora non ha deciso, perché, e lo dico a voce bassa, perché non sono quelli che urlano quelli che hanno ragione. A volte quelli che urlano sono costretti a urlare perché le loro idee valgono zero. Quindi basta dire sottovoce, e lo diciamo sottovoce con scaramanzia, che per la prima volta dopo 70 anni in Emilia-Romagna, domenica, il voto libero, pacifico, democratico di ogni donna e di ogni uomo può fare la differenza. E la scelta è, se guardate anche lì, tra il passato e il futuro. L'unico argomento che rimane a certa sinistra è: attenzione, arrivano i nazisti, arrivano i fascisti, e cercano i fascisti ma non li trovano, e ci sarà un fascista là in tabaccheria, la signora là al balcone è fascista, e lì al balcone c'è un fascista. Ragazzi, rassegnatevi, non ci sono fascisti e razzisti, qua è pieno di italiani orgogliosi di essere italiani. Italiani orgogliosi di essere italiani. Non è per la ciao, è ciao belli, è per cambiare la musica. Ciao belli. Belli. Belli, insomma. Belle e ciao lì non ne vedo, però de gustibus non è. Quindi è questo, io vi chiedo da qui a domenica di portare nelle case e nei negozi questa idea. Si può vivere in due maniere nella vita: lasciare che scelgano gli altri al nostro posto o scegliere noi, lasciarsi vivere la vita addosso o combattere. Se uno combatte può vincere o può perdere, se uno non combatte ha già perso. Il giudice Borsellino diceva che chi vive con la paura muore tutti i giorni, chi vive senza paura muore solo una volta nella vita. Ha bisogno di un'Emilia coraggiosa, sorridente ed entusiasta. Andiamo a vincere questa elezione e poi andiamo a casa Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti. Viva Mercato, viva l'Appennino, viva l'Emilia, viva l'Italia. Ciao, ciao belli, ciao. Grazie. Qualcuno vuole fare una foto? Andate a farla con quei quattro là, dai. Se non spingete si entra ovviamente dalla vostra destra. Sinistra non mi viene da dire, perdonatemi. Si entra di là. Dai ragazzi, portate un tè caldo a quelli là che paga Bonaccini, forza. Musica. See you.